Molto tempo fa, in un paese lontano, lontano, un giovane principe viveva in un castello splendente. Benché avesse tutto quello che poteva desiderare, il principe era viziato, egoista e cattivo. Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la cena. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il mio signore, lo prego, voglio donarle questa rosa. Però sei importante, altrimenti... Dove te ne vai? Certo, certo, sempre a leggere te. Beh, se ti piace così tanto, allora ero regalo. Beh, la ringrazio di tutto cuore. Arrivederci. Accidenti, quest'uomo, sei il più grande cacciatore del regno. Giusto, Leto, ben detto. E vuoi sapere chi sarà la mia prossima preda? Proprio lei, la più bella del paese. Addio, Bel, e mi raccomando a te mentre sono io. Preparati e serviti come un grande cavaliere. C'è un estraneo. Padrone, sono felice che sei arrivato in tempo. Io non volevo farlo entrare. No. La prego, no. E i misteri degli amici condelieri. Ecco, devi smettere di dire le bugie alla tua età. Anche tu l'hai vista. È una ragazza. Lo so che è una ragazza, Lumiere. Ma non capisci? È venuto a spezzare l'incantesimo. Tu, le dica qualcosa. Io spero che le piaccia qui nel castello, casa sua ora, e può andare dove vuole, tranne che nell'ala ovest. Cosa c'è nell'ala ovest? È proibita! Lei questa sera cenerà con me. Avete sentito il padrone? Stasera avremo ospiti. Non lo avevo mai visto così alterato. Sono venute Corinne e Bernadette. Andiamo, mettiamoci al lavoro. Sono molto preoccupata. Cosa cucineremo per questa sera? Dobbiamo assolutamente fare una bellissima figura. Vediamo cosa ci facciamo indossare stasera. La cena è servita. Perché è venuta qui? Io... Mi dispiace. Lo sapevo che era stupido farsi le illusioni. Sarebbe stato meglio che non fossi venuta affatto. Così, padrone. Santo cielo! Invasori! Aggressori! Lasciateli entrare. Che cosa succede, bestia? Sei troppo buono e gentile per batterti. No! Non ti ho potuto vedere. Molto meglio.